Ciao amici di Prepper.it, oggi andiamo a fare un video che sicuramente interesserà molti, ovvero andiamo a parlare del porto legale del coltello. Come saprete, LDPI e Prepper.it cercano di portarvi ormai da qualche anno le informazioni nella maniera più corretta possibile, ma purtroppo ci sono ancora degli argomenti su cui ci sono ancora in giro voci, dicerie e notizie molto imprecise. Quindi oggi cerchiamo di fare chiarezza su un punto fondamentale che viene spesso chiesto all'interno di forum, discussioni, pagine Facebook, eccetera, eccetera. Ovvero, è legale portare con sé un coltello? Quando? Come? Perché? Allora, chiariamo subito un punto. È un po' inutile stare qui poi a discutere è giusto o non è giusto, mi piace o non mi piace. È legge e quindi come tale semplicemente le regole prevedono che funzioni così e alle leggi ci si attiene. Trattandosi di legge, mi sono portato gli appunti, dobbiamo rifarci all'articolo 43 del TULPS, che è un regio decreto che regolamenta tutte queste cose, che prevede in sostanza che il coltello non sia considerato arma propria, salvo alcuni casi particolari come la baionetta, il pugnale, eccetera, eccetera, ma il coltello comunemente inteso, quindi quello da cucina, quello da escursione, quello da sub, eccetera, eccetera, non è considerato arma propria. Però c'è anche l'articolo 4 della legge 110 del 75 che dice che, essendo uno strumento dotato di taglio e di punta, quindi atto ad offendere, ovvero può ferire, può far male, è da considerarsi arma impropria. Essendo un'arma impropria, è vietato dalla legge il porto al di fuori della propria abitazione delle relative pertinenze, a meno che non vi sia un giustificato motivo. E qui si aprono due nodi fondamentali della questione, la definizione di porto e la definizione di giustificato motivo. Il porto viene inteso quando lo strumento, cacciavite, forbici, quello che è, ce l'avete addosso e o nella immediata disponibilità, cioè potete allungare una mano, prenderlo ed utilizzarlo. Gli altri casi generalmente si configurano come trasporto, ovvero lo strumento non ce l'abbiate nelle vostre immediate disponibilità e che quindi sia chiuso in un astuccio, in una custodia, magari legato, magari impacchettato, in uno zaino, d'altrove dove non potete accedervi in maniera immediata. L'altra questione che rimane un po' aperta è la definizione di giustificato motivo, perché se andate a cercare una definizione precisa di che cosa sia e che cosa non sia il giustificato motivo, non la trovate. Non c'è un elenco di tutti quanti i casi possibili che si configurano come giustificato motivo e di quelli in cui non lo sono. Questo però non è da considerarsi un buco o un vulnus nella legge, in realtà dovete pensarlo come una elasticità che permette alla gente che trova la persona in possesso del coltello di determinare se quella è una situazione sospetta o meno. Facciamo un esempio pratico per capirci. Dovete andare a fare un'escursione, avete con voi ovviamente la necessità di portarvi il coltello durante l'escursione. Quando siete sui monti, in mezzo ai boschi, fra i bricchi, è giustificabile il fatto che abbiate con voi un coltello per le necessità che si configurano all'interno di questa attività. Ma nel tragitto da casa al punto in cui avete deciso di fare l'escursione, queste necessità non ce le avete. Quindi, cosa furba sarebbe: prendo il coltello, lo metto insieme allo zaino, tutto quanto il resto dell'attrezzatura, lo lascio all'interno dello zaino nel bagagliaio della macchina, guido fino al posto dove devo fare l'escursione, lì a quel punto inizio la mia escursione, faccio tutto quanto il mio giro, quando l'ho finita torno indietro, ripongo il coltello nello zaino nel bagagliaio della macchina fuori dalla mia portata, quindi non lo sto portando, e ritorno a casa e lì rilascio il coltello. Attenzione, perché abbiamo detto il giustificato motivo è un modo per dare l'elasticità e la possibilità alla gente che trova il coltello di stabilire lui sul momento se in quel frangente il motivo è giustificato o no. Ovvero, non è che perché siete durante un'escursione automaticamente potete portare con voi il coltello e nessuno può dirvi niente. Vien da sé che se saltate fuori mezzi nudi, coperti di sangue, con un coltello in mano, la fascia da Rambo in testa e un tutore dell'ordine vi vede, anche se dite che state facendo un'escursione, ha tutti i motivi di questo mondo per chiedervi di fermarvi, deporre il coltello e seguirlo in questura per accertamenti.
Quindi, in buona sostanza, tutti quelli che vi danno delle spiegazioni, fai così e sei sicuro, fai colà ed è giustificato un motivo, eccetera, eccetera, vi stanno un po' raccontando delle cazzate. Se è giustificato un motivo o meno in quel frangente, in quella situazione, con le spiegazioni che date in quel momento, lo decide la gente. La gente ha tutto quanto il diritto di presupporre che gli stiate anche eventualmente mentendo, chiedervi di seguirlo in questura per accertamenti e sporgere denuncia. A quel punto, se questo purtroppo per voi succede, si va per avvocati e quindi dovrete sostenere le varie fasi del processo del caso, che in questo caso non sarà né bello né brutto, saranno semplicemente. Facciamo un altro paio di esempi, questi qui sono tutti quanti casi reali. Allora, questo qui, il primo è il caso di Anthony, persona che conosco personalmente e che abbiamo cercato di aiutare in questo frangente. Anthony ha un suo kit di sopravvivenza come molti di voi in macchina, viene fermato, viene perquisito e all'interno del kit trovano un normalissimo Victorinox, coltello da campeggio classico, quello con le boncette rosse. Ok, la gente ritiene che quello non sia un giustificato motivo per trasportarlo, perché comunque era chiuso all'interno dello zaino, del bagagliaio, lo porta in questura, lo denuncia. Anthony sta ancora gestendo tutte quante le magagne che sono derivate da quella serata particolarmente sfigata. Facciamo invece altri due casi che vengono da due sentenze della Cassazione. Il primo è il caso del signor C. Il signor C nel 2008 viene fermato durante un controllo, nel cruscotto della macchina gli trovano anche in questo caso un coltellino svizzero di quelli multifunzione che il signor C dichiara di tenere lì perché doveva aggiustare il cavo delle casse dell'automobile. La gente reputa che non si sia giustificato motivo per il trasporto di quel coltellino svizzero, parte la denuncia. E siamo arrivati fino al 2013 per avere una sentenza di Cassazione, sentenza di Cassazione che dopo 30 giorni di prigione e 200 euro di multa, che sono stati fatti, riconosce il fatto come di lieve entità. Attenzione, non vuol dire che è stato assolto, non vuol dire che poteva farlo. Era un reato e infatti ha pagato per quel reato e comunque è stato riconosciuto di lieve entità, quindi ci sono andati leggeri. Terzo caso, anche questo passato con una sentenza di Cassazione, è il caso della signora D. La signora D è una badante, le viene trovato un coltello, nel momento della perquisizione dichiara che le serviva per sbucciare la frutta alla signora che stava assistendo, che era in ospedale in quei giorni, perché all'ospedale davano soltanto forchettine e coltelli di plastica a usa e getta che non erano adatti a sbucciare la mela. La denuncia è avvenuta nel 2010, la Corte di Cassazione nel 2014 ha stabilito che c'era giustificato motivo. C'era giustificato motivo perché la signora D era una badante, in quel giorno stava andando a prendersi cura di un'anziana all'interno di un ospedale dove effettivamente non c'era altro modo di sbucciare la frutta, che era il compito che quella badante doveva assolvere. Quindi in quel caso c'era un giustificato motivo, tant'è che nella sentenza viene proprio esplicitata la parola necessità. Ora qua il patacca di turno vi dirà che a questo punto c'è, se dovete sbucciare la mela, se dovete prepararvi il panino, avete un giustificato motivo. Attenti al patacca, perché il patacca vi fa passare dei guai, perché è del tutto evidente a tutti che se io voglio portarmi questo, non è sufficiente che mi porti appresso anche la mela da sbucciare per dire devo fare la merenda. Non so, una patata. Non ce l'avevo la mela, dai, va bene la patata. Quindi la merenda non è un giustificato motivo. Banalmente, qualsiasi testa calda andrebbe in giro con questo in una tasca, con questo nell'altra e avrebbe risolto tutti quanti i suoi problemi con la legge. Ovviamente non è così. Ovviamente i legislatori e i tutori dell'ordine non sono dei cretini e se vi fanno un discorso di questo genere è un cretino che vi fa questo ragionamento. Che cosa vogliamo fare qua? Allora, come è sempre nello stile del DPI e di Prepper.it, non vogliamo minimamente prendere in considerazione l'ipotesi di consigliarvi dei metodi con cui scavallare la legge o fare i furbi. Quello che mi preme è darvi dei consigli che vi aiutino a stare il più possibile sicuri, perché, come abbiamo detto, che il processo sia bello o brutto in questi casi è assolutamente evitabile, quindi non c'è nessuna ragione per cui non evitare un processo stupido. Quindi, ovviamente, il primo consiglio qual è? Lasciate il coltello a casa, non avete nessuna ragione, nessuna reale necessità per portarvi un coltello appresso tutti quanti i santi giorni, lasciate il coltello a casa. Come va poi interpretata la situazione di giustificato motivo nel momento in cui io voglio fare appello al giustificato motivo?
Primo, devo sempre ricordare che chi stabilisce se il motivo è giustificato o no non è la mia versione dei fatti, ma è l'interpretazione della situazione che dà la gente, quindi è lui a stabilire se c'è un giustificato motivo o no. Se gli spiegate la situazione e la gente ritiene che ci sia un giustificato motivo, è andata bene, diversamente sono solo affari vostri. Se vogliamo dare un'interpretazione un po' più scorrevole di che cosa sia effettivamente il giustificato motivo, dobbiamo rifarci a quella parolina di prima, cioè necessità. Dovete dimostrare che in quella giornata, cioè da quando siete usciti da casa con il coltello fino a quando non ci entrerete, avrete un'occasione in cui avrete la necessità di fare uso di quello strumento per un compito che dovete svolgere. La necessità deve essere anche plausibile e dimostrabile. Nessuno ovviamente vi può chiedere di andare in giro con un attestato o comunque con la vostra necessità di usare il coltello appresso fino a quando non tornate a casa, perché sarebbe ovviamente stupido. Però se siete chiamati a dimostrare che avete fatto un lavoro, che dovrete fare un lavoro, è bene che ci siano al contorno tutte quante le informazioni, le persone che possono testimoniare o i documenti che possono dimostrare che effettivamente è stato così. Devo effettivamente andare a sbucciare la frutta alla vecchietta? Beh, ok, però come è successo nel caso della signora D, deve essere dimostrabile e testimoniabile che i coltelli di plastica non tagliavano, che c'era necessità di dargli la mela perché la dieta l'aveva prescritta il dottore, insomma tutto un processo che nel caso della signora D è durato la bellezza di 4 anni con spese legali e tutto quanto il resto, che è assolutamente meglio evitare. Quindi ricapitoliamo: salvo rari casi specifici, il coltello non è considerata arma, è considerato strumento, però essendo uno strumento che ha funzioni di taglio e ha una punta, è atto a offendere. Essendo atto a offendere, non lo posso portare fuori dalla casa o della pertinenza senza giustificato motivo. Il giustificato motivo non lo decido io qual è, ma lo decide l'agente accertatore. Il giustificato motivo non si può assolutamente tradurre come scusa o come banale situazione contingente, ma è molto meglio presentarlo, farlo vedere ed avere una reale necessità. Questa necessità deve essere verificata e dimostrabile, e tuttavia è assolutamente lecito da parte dell'agente non credere alla vostra versione o comunque non ritenere la vostra versione valida e farvi passare tutta una serie di guai che spero sinceramente che eviterete. Spero che adesso la cosa sia un po' più chiara. Se non lo è, scrivete giù nei commenti, cercherò di fare del mio meglio per puntualizzare le varie cose, eccetera eccetera. Nel frattempo, se volete un consiglio serio, provate a guardare il sito earmi.it del giudice di Cassazione Mori, che tratta tantissimi di questi argomenti. Però mi raccomando, dovete anche capire il testo delle sentenze che viene emessa, se no come il patacca ritenete che la signora D sia il caso emblematico per cui è sufficiente avere la frutta da spelare per portarsi indietro un coltello. Non è così, mi raccomando, testa, ok? In generale il coltello lo lasciate a casa. Detto questo vi saluto, ci vediamo alla prossima e mi raccomando, il patacca danneggia anche te, digli di smettere. Ciao!